un paese in una fase politica strana in cui salvare vite umane diventa un reato, un crimine, e cui chi salva vite umane viene considerato un criminale. Per noi sono degli eroi, sono donne e uomini che mettono il loro tempo e il loro impegno per fare quello che dovrebbero fare gli stati, per fare quello che una volta faceva la nostra guardia costiera, a cui oggi viene impedito di salvare vite umane. Che credo che la maggioranza degli italiani capisca. È inutile infliggere sofferenze a decine di persone, a poche decine di persone, quando appunto la situazione ormai è molto critica. Qui a bordo la situazione è molto critica, la tensione è palpabile, l'equipaggio è ovviamente stremato e ancora non si sa nulla su quello che sta per succedere. Per questo abbiamo deciso tutti insieme, come parlamentari, di rimanere a bordo fino a quando non ci sarà dato l'ordine di sbarco. Siamo convinti che le soluzioni erano anche nei giorni scorsi a portata di mano. Io credo che questo significhi interpretare fino in fondo il modo più vero con cui la Costituzione attribuisce un ruolo ai parlamentari della Repubblica, chi ha l'onore e la fortuna temporaneamente di rappresentare le istituzioni del nostro Paese. La Costituzione dice che chi ha l'onore e la possibilità di ricoprire una carica pubblica deve farlo con disciplina e onore, appunto. Io credo che significhi in questo caso essere qui per provare a ridare un ordine corretto alle cose in un paese in cui i valori più comuni, più semplici, sembrano essersi rovesciati. Diciamo la verità, siamo di fronte a una gigantesca opera di propaganda. In questi giorni, ce l'ha confermato ieri sera in un incontro il comandante della Guardia Costiera di Lampedusa, sono sbarcati in quest'isola oltre 100 persone con barchini di fortuna attraverso le motovedette della Guardia Costiera. Ancora questa mattina all'alba un barchino con 11 migranti è entrato nel porto. Nessuno capisce, se guardiamo a questa situazione fuori dalla dimensione della lotta politica, della propaganda, perché soltanto queste 42 persone e questo equipaggio siano da oltre 15 giorni bloccati, prima fuori dalle acque territoriali e oggi a poche centinaia di metri da quest'isola che ha accolto tante persone in questi anni. Si è rovesciato l'ordine delle cose. La verità è che queste persone sono qui bloccate perché si è scatenata una assurda ed incredibile guerra contro quello che è diventato il nemico pubblico numero uno, cioè chi pratica e organizza la solidarietà, e contro quello che è diventato il reato più pericoloso in questo paese, la solidarietà. In un paese in cui la criminalità organizzata continua a organizzare la sua forza, il suo dominio sugli interessi generali del nostro paese, questo è diventato il pericolo principale. Noi spendiamo moltissime risorse, impieghiamo uomini, mezzi, ci sono decine di motovedette impegnate qui, costrette qui, mentre potrebbero fare cose molto più importanti, più utili, per impedire ai pericolosi di Sea-Watch, alla comandante Carola, al resto dell'equipaggio, a quelle 42 persone di sbarcare. Io trovo tutto questo surreale, e come è stato ricordato si tratta di buonsenso prima ancora che di battaglia politica. La battaglia politica si fa un minuto dopo che le vite sono state salvate, che a quelle vite è stato consentito di poter accedere alle procedure a cui hanno diritto, quelle di verificare se hanno diritto all'asilo, quelle che riguardano la possibilità di chiamare in causa una responsabilità complessiva dell'Europa. Noi non sappiamo se sia effettivamente vicina una soluzione che contempli una redistribuzione, una condivisione del problema e dell'accoglienza di queste 40 persone. Viene da ridere il problema dell'accoglienza di 40 persone in un continente di mezzo miliardo di persone. Non sappiamo se quella sia la soluzione. Quello che sappiamo è che questa situazione non può andare avanti ancora. In un modo o nell'altro, nelle prossime ore, queste persone devono essere fatte sbarcare. Abbiamo ascoltato ancora delle storie tragiche, come quelle che avevamo ascoltato sempre sulla Sea-Watch a gennaio scorso davanti a Siracusa, più o meno a una distanza simile da quella che c'è ora dalle coste di Lampedusa. Quella che avevamo ascoltato un anno fa in altre missioni di salvataggio, persone disperate che ricevono da questo trattamento da parte del governo italiano il colpo di grazia. Persone che raccontano di aver attraversato mezza Africa essendo state comprate e vendute, essendo state torturate, avendo lavorato come schiave nei campi o nei cantieri edilizi, essendo state detenute e avendo poi affrontato un viaggio e un naufragio, e si devono trovare
mantenute in questa condizione da parte di un governo democratico? Questa è una domanda che ci tormenta e che ci pone come parlamentari davanti alla, non solo alla prerogativa, ma al dovere di essere qui. E un'altra considerazione, c'è un interesse particolare a essere qui ed è quello riguardo al decreto sicurezza. Noi siamo di fronte alla prima applicazione del decreto sicurezza. Non capita spesso di, a dei parlamentari che lo devono esaminare e convertire, di avere davanti, di solito bisogna immaginare l'effetto di un decreto, invece qui ce l'abbiamo davanti. Si dà il potere a un ministro dell'interno di vietare l'ingresso nelle acque territoriali a delle navi al concretizzarsi di un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora, nel nostro paese i reati li ipotizza e li verifica la magistratura. Questo è il cortocircuito a cui ci porta questo decreto. Giustamente la comandante ha ritenuto in questa condizione che ci fossero motivi di necessità per entrare nelle acque territoriali e si è verificato lo stato. Questo ci porta a dire che quel decreto non funziona, aumenta il sadismo e la confusione, aumenta una sanzione amministrativa laddove in queste condizioni sempre le procure italiane hanno archiviato o assolto l'attività delle ONG. E questo è un punto che ci deve far riflettere rispetto a quello che il Parlamento dovrà fare nelle prossime settimane. 10 minuti. Va bene. Va bene, ok.